Sua Eccellenza Monsignor Mansi, si parla dei 10 comandamenti. Oggi sarebbero attuali più che mai? No, sono sempre attuali, anzi direi sono sempre più attuali, perché sono l'indicazione non tanto di regole da osservare, ma di valori da conservare, perché tutto ciò che è umano resti umano, non si sciupi, non perda la sua consistenza, non divenga qualcosa che poi non facciamo pure fatica a definire. I 10 comandamenti sono quei 10 valori fondamentali che consentono ad ogni realtà umana di costruirsi e di essere consistente e di avere un futuro da trasmettere sempre alle nuove generazioni. Cettina Militello, vi è stato detto, ma io vi dico, una rilettura dei 10 comandamenti. Come nasce questa allora, rilettura? Allora, nasce da un impegno che avevo preso con Vita Pastorale, per cui per quella rivista, per 3 anni e mezzo, sono andata commentando i 10 comandamenti. Che cosa mi riproponevo? Innanzitutto di dimostrare che la fede cristiana ha una sua novità che non si esaurisce nei comandamenti, che invece sono diventati il nostro schema catechetico da Agostino in poi. E poi mi interessava il sottolineare nel ma, io vi dico, la centralità del comandamento dell'amore, che non è nuovo, nel senso che anche l'Antico Testamento ce l'ha, ma nel Nuovo Testamento assume un valore che è inedito nell'interpretazione che ne dà Gesù. Terza cosa che mi stava molto a cuore era il ridire, perché in un tempo di transizione culturale è molto importante trovare espressioni nuove, ripensare temi che appartengono alla tradizione ma che la gente normale non coglie più, proprio perché c'è uno iato tra la cultura, nel senso andante del termine, e le tradizioni di fede. Possiamo parlare di una rilettura al femminile dei 10 comandamenti? Allora, non è esplicita, nel senso che io non è il sottotitolo del mio lavoro, però sicuramente essendo donna, tutte le volte che ho potuto, ho fatto presente quello che è la discrasia di genere, cioè nel senso che i comandamenti nell'Antico Testamento e anche nella rilettura che viene fatta dalla tradizione ecclesiale non sono analoghi per gli uomini e per le donne. Le donne in genere cescono male, nel senso che a volte non sono proprio considerate e altre volte sono trattate in modo diverso dagli uomini. Il caso più eclatante è quello del sesto comandamento, non commettere adulterio. La legge ebraica condannava la donna alla lapidazione, ma l'uomo spesso e volentieri la faceva franca. E anche nella tradizione ecclesiale diciamo che l'adulterio delle donne è stato considerato molto più peccaminoso e grave che non la normalità dell'adulterio maschile. Ecco, questo è tanto per dare un esempio, per non parlare poi del non desiderare la donna altrui, che come sappiamo la assimila alla casa, al bue, all'asino, cioè la donna è un oggetto, appartiene al possesso di chi l'ha sposata. Per quello che potevo, ho cercato di far emergere le nostre acquisizioni attuali, il ripensare la donna in termini un pochettino più, tra virgolette, civili, ragionevoli, anche perché Gesù di Nazareth non ha discriminato le donne. Allora la discriminazione appartiene alla cultura ed è stata pesantemente accentuata nella storia. Quantomeno ritorniamo a Gesù di Nazareth, al suo messaggio egalitario. Grazie.